Ogni volta che rientriamo qua siamo sempre in un posto diverso. E per terra è pieno di sangue. Secondo me in questo mondo succede qualcosa mentre noi non ci siamo. Va avanti. Sicuramente, anche i nostri personaggi secondo me fanno sì, qualcosa. Sono sempre non in posti diversi. Ogni volta che rientriamo qualcosa succede. Comunque siamo stati tutti d'accordo. Anche nei commenti tutti ci hanno detto di andare prima a riprendere i nostri poteri. E noi siamo entrati nel laboratorio dell'intruso per cercare di riprendere i nostri poteri. Ora, ascoltatemi bene, perché qui noi non sappiamo che cosa succede quando moriamo, perché a volte rinasciamo in una stanza buia, a volte invece per un po' non potevamo rinascere. E siamo qui per una cosa che dobbiamo fare il più in fretta possibile. Dobbiamo ritrovare gli amuleti e avrà basta. Avrà sicuramente messo difese, come sempre. Potrebbe essere. Vabbè, ditemi che avete le pozioni questa. Dell'invisibilità, ti prego. Ok, passala a ciascuno. Bene. La bevo prima io, poi dopo facciamo il giro, eh. Ok, io ce l'ho. Tieni, Anna, bevi. Grazie. Un'altra cosa che dobbiamo stare attenti, se ci capita, è vedere se troviamo il computer. Ricordatevi che Mario aveva passato all'intruso uno dei computer. Se noi riuscissimo a ritrovarlo, probabilmente quel computer gestisce, è uno dei computer che gestiscono le difese del nostro castello, ok? Quindi, se riusciamo a ritrovarli... Ma tu pensi che sia qui? Secondo me sì, secondo me l'intruso l'ha portato qui. E se noi lo troviamo, magari riusciamo a impedirgli di attaccare nuovamente il castello. Cioè, se la ragazza cyborg è diventata un ologramma difensivo del castello, dobbiamo aiutarla. E quindi dobbiamo togliere all'intruso. Infatti le dobbiamo togliere ogni possibilità che c'ha da crearla. Infatti, cioè ogni cosa che possiamo lasciargli, lui la userà contro di noi, ok? Adesso dobbiamo decidere prima verso di tutto dove andiamo. Vedete le porte che io apro? Sto andando sì, verso... Sì, okay, sì, perfetto, sì. Anna, aspetta, ti seguiamo. Ok, questo è col pulsante. Non abbiamo tante card per aprire qui. Anzi, siamo messi piuttosto male. Abbiamo soltanto una card di livello 2. Quindi molte e delle ne porte... E una di livello 1. Ecco, molte delle sì, porte... c'è la scala, Lion. Io... Ok, allora, prima di tutto mi devi smettere di mettere ansia, perché io qua dentro già non mi piace stare, ok? Non è ansia, perché di solito mette lì le cose. Lo so, infatti forse andare lì non sarebbe una cattiva idea. Dividiamoci, va bene? Dividiamoci. Dividiamo. Sei sicuro? C'è Gaster, c'è Gaster dietro di noi. L'avete visto? Stava entrando sì, in una... Sì, che l'abbiamo visto. Aspetta, fermi, fermi. Rimanete davanti alla porta dove eravamo prima, Ok. Fate... Voglio vedere se... Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Sta andando, perché io ho pensato, e se magari... Dividiamoci, raga, dividiamoci, dividiamoci, dividiamoci. Ok. Mario, tu, se riesci, vieni con me. Invece Stefano ed Anna, boh, andate da un'altra parte, cercate bene, di stare bene, insieme. Proviamo ad andare Mario, insieme. Ma tu mi vedi dove sono io, davanti alle vetrate? Ti seguo. Ok, io sto andando Anna, ancora. Ci vediamo al computer. Cercate di trovare... nella scala ci andiamo poi tutti insieme, ok? Però, per ora dividiamoci, così magari riusciamo aspetta ad esplorare... Ce l'avevo davanti! Ce l'avevo davanti! Mica sei entrato, oh, no, no, raga, non sono entrato, non sono entrato, non sono entrato, non sono entrato. Ho visto dove sta andando lui, però, Secondo non me. Seguitelo, non seguitelo. Seguitelo, secondo seguitelo, me magari buono. Mi porta da qualche parte. E potrebbe portarci proprio dagli amuleti. Cioè, secondo me è buono seguirlo, invece, capito? Vediamo dove va. Tu, Mario, sei sempre. Bellissimo. Aspetta, però, non entriamo prima qua, Mario. Porta a sinistra, ok? Questa porta. Gasser potrebbe avere anche la soluzione per ripotenziarci di nuovo. Quindi, se lo seguite, magari la trovate. È vero, la pozione che volevamo fare noi. Mario, qua dentro non c'erano accidenti ni niente. Lui sta continuando a fare il giro di tutte le stanze. Lo vedo, lo vedo. Io lo credo vedo di aver perso Anna. Beh, vabbè, andate in giro da soli, ok? Dovete trovare una stanza dove ci sono gli amuleti. Li saprete riconoscere gli amuleti, no? Cioè, li saprete. Certo, li troviamo. Lui sta qua. Perfetto, perfetto. Lui sta qua con noi. E nelle stanze in cui è entrato, raga. Oddio! Cosa c'è? Cosa c'è? Ci sono alcuni di quegli scienziati ancora in giro. Ma quelli zombie o quelli vivi? Quelli zombie, quindi fate attenzione. Qui dove siamo noi c'era... Mario, vedi c'è una specie di... Sei con me, prima di tutto. Sì, 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 non ti preoccupare. C'è una specie di stanza e si chiama... Cioè, c'è tipo un nome, probabilmente un dottore, una dottoressa, Jessica Alposta. Non so chi sia, non so se è un membro della fondazione. Lui sta qua a controllare comunque. Lui è qua che guarda, e dentro c'è tipo una televisione, un monitor, e c'è una telecamera di sorveglianza e un letto. Non so se è una persona che è stata imprigionata, una ragazza che è stata imprigionata, o il vero o nome... O magari di... che lavora qua qualcuno. Ma è strano, no, scusa. No, sembra strano, cioè, che vuol dire? Ti mettono il letto in camera così, un cubicolo. E ti mettono il letto in camera. Mi sembra strano. Il computer per lavorare e il letto dietro. Secondo me era tipo una persona che era tenuta prigioniera. Magari è il vero nome di un SCP. Non lo sappiamo. Della Cyber Girl. Si chiama potrebbe Jessica. Potrebbe essere anche un class D. Potrebbe essere, ma non gli danno le stanze. Non li chiamano per nome. Non lo so. Qua c'è un SCP, il numero 009. Che se non te mi ricordo male stanza? Che accidente. Ragazzi, li ho trovati. Davvero? Dove? Però sono in una stanza, porca miseria, tutta sporca di sangue. Ok, perfetto. Allora, come facciamo a capire dove è Anna? Più o meno dall'inizio dove sei andata, Anna? C'è il Gaster qua. Il Gaster è vicino a noi, raga. Io spero che tu sia lontana. Dovete riuscire a trovare il crocevia. Avete presente quella stanza quadrata dove ci sono quattro porte ad ogni lato? Sì. Ce l'ho presente, però, Mario, okay, tu... Ok, andate lì. Io continuo ad aprire la porta in cui dovreste entrare. In teoria noi siamo a un crocevia, però,
Però non è questo, questo è più piccolo. Manna, non è che proviamo, sei tu che stai aprendo questa porta. Ma scusa, ma sei dove c'è SCP 006 e 053 per caso, Anna? No. Non lo so, no. No, io no, sono tornato all'inizio, che miseria. Mario, sei tu che stai correndo davanti a me? Non ti preoccupare, scusa. Ok, allora, noi siamo all'inizio, Anna, proprio all'inizio, tutti all'inizio siamo. Più o meno tutti all'inizio, andate nel corridoio dove c'è la scala. Ok, Mario. Ok, di qua, vai, okay, vai, 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 ci sono, ci sono, ci siamo. Dobbiamo essere veloci, raga, perché finora c'è solo Gaster. Sempre dritto. Ma se arriva anche l'intruso è un cavolo di... Andiamo al corridoio della scala. Ok, andate, stiamo andando sempre dritto fino in fondo e aprite la porta. Ok, siamo al crocevia adesso, vediamo la porta aperta. Okay. C'è Gaster, ferma, ferma, negli angoli, tutti negli angoli. Tutti negli angoli. Tutti negli angoli, c'è Gaster che ci sta seguendo, Non so se vede qualcosa, secondo ferma. Me. Può essere che sta vedendo le porte aprirsi e chiudersi e si sta insospettendo per quello. Ah, ok, sicuramente la calmi, Ragazzi, in fretta, l'invisibilità sta scadendo. Ok, Stefano, sei anche tu sei al crocevia. No, anche no, tu. No, cerco di aggiungervi, ci sono quasi. Veloce, andiamo, al crocevia devi girare a sinistra. Anna, andiamo. Ci sono quasi. Mario, ci sei tu dietro di me. Entra. Siamo tutti entrati, però non so dove dobbiamo andare adesso, Anna. Non ho capito. Sto aprendo la porta. Ok, ho visto. Okay, ecco, ho visto, ecco, è vero, è pieno di sangue. Sì. È vero, ci sono le nostre cose. Ci sono le nostre quattro. I quattro sono talismani. Entrare anch'io. Il giallo, il rosso, l'arancione. Di chi era l'arancione? E il viola. Era il mio. Ok, il viola. E il viola di chi era allora? Scusate, di Stefano? Il mio. Di Mario. No, il mio era il verde. Il verde? Ma che stai dicendo? Verde non c'è qua non dentro. C'è verde. C'è giallo, rosso, arancione. Giallo! Scusa, rosso, scusami. Ma lo sai qual è il tuo cavolo di talismano? Ma io sono solo, ero solo. Dai, non ti vedo. Cosa, in che senso mi vedi? Sono sei tornato visibile. Finita. Ok, mi rimetto l'armatura. Mi avete lasciato solo tutto il tempo, mi ero spaventato tantissimo. Guarda, scusami. Non me ne frega niente, non sai neanche scusami. Di che colore c'è il talismano. Io non so veramente che cosa ci sei a ho fare. Ho panicato. Certe volte, panicato. Hai panicato, panichiamo sempre. Raga, non dobbiamo perdere tempo. Ok, fatemi entrare, restate fuori per favore. Va che bene. Non sappiamo mica se può succedere qualcosa di male qua dentro. Allora, prendo quello rosso, prendo quello giallo scuro, prendo quello viola e prendo quello giallo. Ora, ce li abbiamo tutti e quattro? Oh! Dobbiamo andarcene tutti e tre. Cosa c'è? Oddio mio! Fermi! Uscite! Oddio mio, l'ho ucciso. Porca miseria! Mamma mia! Da dove cacchio è uscito? È uscito da te! È uscito da te! Era Mario, decisamente! Ma che scusa? Chi stava qua? Ci stavo solo vicino, magari! C'era anche la pozza di sangue, però, qui vicina! Dal sangue esce un troll, scusa, gigante! E che ne sai? Vabbè, ascolta, facciamo prima una cosa. Te di solito trovi sempre l'ender chest, quindi prendi una, due, tre, quattro, te le prendi tutte tu. Devi riuscire a trovare più in fretta possibile l'ender chest. Va bene. Ce ne dobbiamo andare, perché qua Eccolo là. Anna, oddio mio, è dietro di noi, dividiamoci. Mario, vai da un'altra parte, da un'altra parte. Devi seguire me, altrimenti Mario vai via, scappo, corri via. Scappo. Porca miseria, devi seguire me, se no non rimane con Anna. Come faccio ad attirarlo questo qua? Eccolo là. Ce l'ho io dietro, Anna. Trova l'ender chest. Corri. Ci sono degli zombie dietro le porte. Non so più dove. Ok, lo vedo. Me ne vado di qua. Però segue sempre te ogni volta. Meglio, perché lui pensa che io ci abbia le cose. Perché di solito c'ho sempre tutto io. Invece non è vero. Questa volta non è vero. Così ce l'ho ancora dietro. Anna è tranquilla e può andare a mettere le cose nell'ender chest. Ce l'ho ancora dietro. Quando gli sparo con questa pistola. Oddio, ho finito i colpi. Quando ti prego. No, ci sono quasi. Ci posso ricaricare? Quando gli sparo con questa pistola, lui indietreggia. Vedi che si ferma, maledetto. Dai, Anna, corre. Più che altro. Sì, continua a correre. Sono, l'ho trovata, li sto mettendo dentro. Ok, io sto bene, ce l'ho dietro. Sta ancora con me. Hai fatto, sei sicura? Ho fatto. Ok, perfetto, allora fermiamoci di brutto. Ok, ci siamo fermati. È tutto ok, era dietro di me. A te non t'ha proprio considerato, è stupido. Cioè, non è così intelligente lui, lo riusciamo a fregare. Adesso, in teoria, abbiamo tutti gli amuleti. Mi ricordo che da quella parte c'era una palude, quindi siamo sulla strada giusta. Però te, di sicuro, non devi buttare pietra, ma devi dare a ognuno di noi. Forza, a ognuno di noi. Certo. Okay. Allora, questo qui è di Stefano. Okay. Questo è di Lion. Allontanati, questo è il mio. Ok, grazie. E questo è di Mario. Grazie mille, Anna. Oddio, a Mario molti consigliavano di non darglielo più perché effettivamente Mario l'intruso. Ma ridammi il charm. No. Io glielo voglio lasciare perché altrimenti questa sarebbe come togliergli la fiducia totalmente. Invece io non voglio toglierti fiducia, capito? Abbiamo deciso di essere uniti. Esatto, perché comunque, capito? Cioè, cosa? Questo è innegabile che la
quello che è successo poco fa in tutto il mondo dell'intruso è stata colpa mia. Quindi sì, vi devo chiedere scusa almeno. Va bene. Allora guarda, anche io voglio fare un passo avanti e mi scuso del fatto che a volte ti abbiamo chiuso nella gabbia, nella Dimensional Pocket, perché è stata una cosa orribile. Cioè si chiudono in gabbia era i leoni aggressivi. Era necessario. Non gli amici. Va bene. Siamo tutti, dai, rafforzati e più uniti, ok? Sì. Va bene, Anna? Che bravi che siete. Oh, benissimo. Adesso abbiamo detto che da quella parte dovrebbe esserci la palude che stiamo cercando. Noi dobbiamo andare lì per forza per continuare con i passaggi di questa dimensione. Quindi non fermiamoci. Lion. Zitti. La ragazza che piange. Un'altra volta. Cosa vuol dire? Un allarme. No, sicuro, lo sappiamo ormai. Cosa vuol dire. Ci sta qualcosa al castello. Il portale dovrebbe essere da qualche parte davanti a noi. Cercate di vederlo. Andate in alto, non no, lo so. Di qua, di qua. Dovrebbe essere di qua. Sei sicura? Sì, qua sì, dietro. Sono sempre dov'è. Ok, allora seguiamo te. Veloce, Anna, che lei sta piangendo un sacco. Sicuramente è un allarme. Ci deve essere dai, qualcosa. Dai. L'ultima volta che si è messa a piangere al castello stava succedendo il peggio. C'era l'intruso. Ok, ha smesso. Anna, sei sicura che sei dov'è? Sono abbastanza sicura. Quanto sicura? Guarda che eravamo vicini. 100% sicura. No, 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 secondo me non è qua, Anna. Ti stai sbagliando, Anna. Che cavolo fai? Ci fai perdere tempo così. Sei sicura o non sei sicura? Lo ma sai o non lo sai? Sembrava questa. Anche a me sembrava questa, raga. Proviamo. L'hai trovato? Dove? È qua dove? Da qualche parte, sono sicurissima. Mi Anna, ricordo pure la lanternina. Anche io mi ricordo che era qua, ma l'abbiamo No, aspettate, è qua davvero. Fermi, l'ho trovato io. Tornate indietro, qui. Era qui, sono certo. È qui, l'ho trovato, è qui, qui. Vai, 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 vai. Porca miseria, vedi, ti devi fidare, accidenti. L'ho trovato io, l'ho trovato comunque. Vai, sì. Entrate tutti veloci, attenti a non rientrare dentro il portale, mi raccomando. Uscitene subito che non dobbiamo perdere tempo. Se sta succedendo Lion, qualcosa no. Che c'è? L'intruso, c'è l'intruso, c'è l'intruso, ragazzi. Oddio, non mi posso muovere. Correte dentro il castello, via, non via, fermatevi, via, non via, fermatevi. Andiamo, andiamo, andiamo. Lui è fermo, entrate tutti nel castello, almeno abbiamo un punto da difendere. Speriamo che funzionino le difese come la volta scorsa. Vai, entrate passa. Dentro, entrate tutti dentro andiamo. Voi. Lasciate me qua fuori. Lui è davanti a noi, credo che stia... Secondo la me vuole ragazza. Attaccare il castello. È arrivata. Oddio, è vero, è vero. Uscite, 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 uscite. Uscite, c'è un'altra arma questa volta. Guarda, ma guarda. Ma cos'è? Non lo so. Ha tipo degli... È diversa da quella della volta scorsa però, vero? La sì, volta scorsa aveva blu, tipo... Parava palle blu tipo. È vero. Questa è bellissima. Cosa facciamo? Perché io vorrei aiutare, cioè io vorrei... Gli sparo anch'io all'intruso. Cioè non so cosa fare. Cosa facciamo? Ma non penso che gli faccia qualcosa. Credo di aver colpito l'ologramma della ragazza per sbaglio. Però dobbiamo fare qualcosa. Stai fermo, ragazzi. Stai fermo. Lascia fare a lei. Ma mi sento inutile a lasciar fare a lei. Scusate. Le guardie ma non fanno niente. Ma se non puoi fa nulla. Non guarda, 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 guarda. Oh mio. Oh. Hai visto? Lo sta scacciando. Se ne deve andare. Guarda, guarda. Mi ci metto anch'io, mo. Mi ci metto anch'io. Mi ci metto anch'io. Dobbiamo mandarlo via. Via. Va via dal castello. Via. Non de- Oddio, però lei bisogna stare attenti perché con quello scettro strano. C'ha dato scudo magico. Davvero? Sì, è sì, vero, sì. È vero. Guarda l'intruso che non si può avvicinare più. Guardalo, guardalo. Te ne devi andare. Te ne devi andare. Te ne devi andare via. Non puoi entrare nel castello. È sparito, raga. È sparito. È anche lei. Va bene, va bene. Lei riesce a difendere il castello. È assurdo. Ma secondo voi, l'intruso, perché sta cercando di entrare nel castello? Cosa vuole? Cosa l'ultima cerca? Volta che è entrato, di importante. È successo qualcosa, vi ricordate? Sì, aveva messo le statue. Le statue. No, che cos'erano la prima volta? Non mi ricordo. Sì, ma cosa. Cioè, quello che voglio no, capire io. Che vuole prende? Perché cerca di entrare quando non ci siamo noi? È strano, è quello che è strano. È ascolta. Come se volesse danneggiare ogni volta il castello. Questo foglio dove lui ci voleva rubare i poteri e tu non ci hai detto niente. Facciamo che, non ce l'ho sempre io davanti agli occhi perché va altrimenti bene. Mi viene. Un po' mi arrabbio, sai. Anche se ti ho perdonato, ti voglio molto bene. Te ne volevo anche prima, per carità, Però. Vabbè, venite dentro, dai. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo dare un'occhiata in giro. Visto che siamo qua, visto che avevo preso delle erbe durante qualche momento libero, posso provare a rifare le pozioni che ti fanno vedere dagli occhi dell'intruso. Non è male come idea, non è male. Potrebbe essere un'ottima idea. Questo mi farebbe piacere perché anch'io vorrei vedere dov'è lui. Cioè magari riesco a vedere il tiranno perché finora l'hai visto solo tu una volta e ce l'hai descritto. Certo. Lo vorrei vedere, poi può andare bene. Ascoltate però, cerchiamo di dare un'occhiata per vedere se nel castello è tutto ok. Io intanto inizio. Sembra... Sembrerebbe, tu inizia. Sembra tutto in ordine. Sembrerebbe tutto ok. Di qua anche tutto ok, Lion. A me è viene il sospetto. Strano, sinceramente. A me viene il sospetto che lui voglia rubare qualcosa che abbiamo noi di grande valore. Però noi cosa abbiamo di grande valore che prima non avevamo?
Perché effettivamente il tiranno ce l'ha lui. Cosa abbiamo? Nel bunker niente in questo momento, non c'è nulla. C'è il liquido che ci portava dentro il Leviatano, che però in questo momento non serve a nulla. No, dell'altro bunker, quello sotto la scalinata. Cosa nel bunker lì? Sotto la nostra scalinata ci abbiamo lì, abbiamo un bel po' di cosa. Però effettivamente non è niente di grande valore. Cioè non è niente che lui effettivamente non potrebbe trovare anche con le sue forze. Credo, cioè non mi pare. Ok, ce l'hai davvero. Anna, dove sei? Sto cercando in giro per vedere se è tutto ok. Ed è tutto ok, non mi pare che ci sia niente. No, Mario, dammi la pozione. Oddio, raga, c'è un Bilderbear. Un Bilderbear? Sì, di quelli lì però pericolosi, quello fatto di orecchie. Dove? Sopra? Che schifo. Al dove? Piano di sopra. Al piano di sopra, andiamo raga. La scalinata, andare... quella che dà sul terrazzo. No, 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 questa qui. Andiamo. Fate andare avanti a me, fate andare avanti a me. Vai, stai attento. Ma lui t'ha visto, Anna? No. Ok, non urlare, mi stai dando fastidio, Anna, porca miseria. Vado io, rimanete indietro. Fai voi. Fai attenzione, che è pericoloso. Ok, tranquilli. Mi sembra che questi morivano però, giusto? Cioè, non erano così non forti. Non lo so, non siamo mai riusciti ad ucciderli tanto bene. Oddio, è entrato, mi sta venendo appresso, Fermi. Ok, l'ho ucciso, okay. è andato. Vedi se ce ne stanno altri. Guarda, fuori nel terrazzo non mi pare. Non ce ne sono altri. Non credo che sia venuto tanto per quello. Non credo nemmeno io. Forse questo c'era da prima. Secondo me non c'entra proprio niente. Diciamo che non c'è niente, ok? Mi sembra tutto tranquillo. Facciamo che non c'è niente. Mario, mi hai dato la pozione. Mi ricordo che questa qui praticamente mi uccideva, però mi permetteva allo stesso momento di andare a vedere che con gli occhi dell'intruso, giusto? Cioè io potevo vedere con i suoi occhi. Ok, datemi un secondo, aspettatemi qui, adesso veniamo ad usarla. Prima voglio dare soltanto una breve occhiata al bunker, perché il scusate, sto sbagliando strada. Ho detto di aspettarmi, maledizione. Aspettatemi, fermi qua. Non voglio lasciare da solo. Ma aspettatemi, sto andando due passi, porca miseria. Non è che non serve c'entra niente. Che ci muoviamo sempre come se fossimo una banda. Aspettatemi un attimo, sto andando. C'è Gaster. Aspetta, c'è Gaster però. C'è Gaster. Non lo vedo, però l'ho sentito. Eccolo. Anna, indietro. Non facciamogli vedere dove stavamo andando, facciamo? Però. Non lo so. Mi sta guardando. È arrivato proprio sopra di me. Ora mi sta guardando. Ha girato la testa in un modo raccapricciante. Perché sembrava che avesse il collo spezzato. Non lo so. È davanti a me. Cosa devo fare? Lo attacco? Non lo so. Attaccalo. Mi ha paralizzato. Ragazzi, cosa? Io non posso uccidere. Anna, scappa! Anna! Attaccateli! Io non posso fare. Cerco di attaccare. Da lontano. Li sto cercando di colpire da lontano, ti raga. Prego, aiuto! Cercate di colpirli, ok. Cercate di colpirli, raga. Dovete fare qualcosa voi. Stella, attacca quei troll! Non posso! Oh, attacca quei troll! Porca miseria, prima che ci moriamo, raga, svegliatevi, dovete colpire. Insisti, continua a colpire, maledetto. Non puoi far finta di niente. Mario, anche tu, attaccali. Porca miseria. Raga, da paralizzati è un casino. Io li avrei potuti uccidere, ma metteteli davanti al corridoio. Non andate di là, non ci possiamo spostare noi. Davanti al corridoio, correte. Siamo troppo lenti. Davanti dove sono io, raga, dovete passare davanti dove sono io. Qui, bravo, continua ad andare. Porca, guarda raga, se non ci moriamo qua vi devo dare una di quelle sgridate a tutti e tre. Ma una di quelle sgridate che ve la ricordate tu, Stefano, Adesso ci vai tu nella gabbia, non me ne frega niente. Mamma mia. Mario, io ti ho visto, cosa hai fatto Mario? Mi è sembrato niente, vederti. Che ho fatto? Ok, niente, tutto ok? Tutto va bene per tutti? Sì. No, paura. Due cuori. Non potevo far nulla. Io t'ammazzo. Non me ne frega nulla. No, per piacere. Tanto cosa hai ottenuto? I troll hanno continuato a prenderti a schiaffi e tu sei rimasto lì come un cretino. Ma non riuscivo a far nulla all'inizio. Ma che ne so? Ste, guarda, io meglio che stai è meglio troppo. Stai vai nella gabbia, Vai nella gabbia. Per piacere. Ma non lo so perché. A me sembrava una cosa sospettissima, perché mo vabbè, siamo tutti amici e tutte cose, però un sacco di gente diceva che tu eri sospetto e questa cosa che hai fatto adesso era terribilmente sospetta. Ma cioè, perché non stavi aiutando. Morire così senza motivo. Cioè, Stefano, stavi davanti al mostro che ti stava menando e tu sei stato fermo e non lo colpivi. Fermo così. Cosa cacchio stavi guardando? Magari hai visto male. Ma non sembra tanto. Io ero di là, ho visto. No, Alizio, non lo attaccavi. Alizio, ho panicato, è vero, hai ragione. L'ho visto, vabbè, facciamo che stai zitto, raga, che fa meglio. Il problema è un altro. Devi imparare che non devi andare da solo. Ma intanto non è cambiato niente. Cioè io ero lontano da voi e io sono stato l'unico che stava bene. Capito, se fossimo lontano. Stati tutti quanti insieme sarebbe andata meglio. No, non perché devi tanto andare eravamo da solo. No, perché tanto eravamo tutti vicini. Quindi se anche io avessi sfoderato la spada di Spectrite, avessi attaccato, sareste esplosi tutti. Quindi devo comunque attaccarlo con sta pistoletta. E sta pistoletta, raga, non è buona. Non ha è ragione. Buona non lo è. Adesso, per favore, calmiamoci, ok? Va tutto più o meno bene.
Dobbiamo utilizzare la pozione. Io voglio vedere l'intruso. Avremo da rientrare nel reame del tramonto, perché abbiamo altre cose da fare lì dentro. Però io vorrei anche, cioè c'ho proprio la curiosità, vorrei riuscire a vedere che cosa sta facendo l'intruso. Vorrei bere questa pozione, però non sappiamo se andrà bene, perché ogni volta c'è un risultato diverso. Finora che l'hai usata è sempre andata bene. Una volta l'abbiamo usato, Anna. L'abbiamo usata due volte. Okay. Va bene, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Io spero di vederlo in compagnia del tiranno, perché è quello che voglio vedere. Io voglio vedere se sta bene il tiranno. Sicuro e voglio di voler vedere... stare qua fuori dove sei vulnerabile, Essere paranoica, Anna, per favore. Io voglio vedere. Scusami, ci è successo di tutto. Voglio vedere se il tiranno è ancora nel reame del tramonto, perché non è detto, potrebbe averlo spostato, capito? E noi stiamo cercando lì, magari perché per nulla. Perché non utilizziamo Mario questa volta? Cioè, come perché sempre. Voglio vederlo io. Non va è bene. Che non mi fido, però voglio vederlo io. Voglio vedere il tiranno. È più facile che lo scopra. Voglio vederlo.